Eccoci qui. Allora, interattivo di questa sera. Due varianti, giallo e arancione. Utilizziamo le carte. Eccole qui. Faccio vedere la scatolina di Ugo Pratt. Vediamo un pochino cosa ci diranno. E l'incipit è, al di là della carta numero 6 di Pique, che cosa ci dice questo numero 6? Contrarietà. Perché siete contrariate? O contrariati, cos'è che state cercando di far emergere, portare alla luce, di dimostrare? Sicuramente quello che state cercando di dimostrare servirà poi per, diciamo, concedervi l'autorità di rimproverare in maniera abbastanza sentita, forte, la persona in questione. È che non avete ancora le pezze d'appoggio per poterlo fare, quindi vi state un po' trattenendo. Questo ve lo dico come introduzione all'interattivo, non c'entra nulla, è la carta che è caduta, probabilmente il messaggio che deve arrivare a qualcuno di noi. Allora, abbiamo detto il mio più grande rimpianto è questo, è l'incipit, e andiamo a vedere subito con le nostre carte. Potrebbe parlare di voi, potrebbe parlare a voi. Potete ascoltare l'interattivo visualizzando il volto di qualcuno, la situazione, o ascoltando le carte e vedendo cosa vi evocano. Non solo, ricordatevi che l'interattivo ha validità dal momento in cui lo visionate e che se avete necessità di approfondire o volete dei consulti personali o volete conoscere com'è che mi muovo io in questo settore, i servizi offerti, i lavori svolti, bene, contattatemi tranquillamente, l'indirizzo è sul canale, ma è molto semplice, è tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Io direi di iniziare. Andiamo a vedere subito, il mio più grande rimpianto è... il mio più grande rimpianto è... averti illusa, ma non essere riuscito a farlo. Il mio più grande rimpianto è anche un rammarico, in realtà una profonda delusione. Credevo di averti in pugno e non è stato così. E sono stato sciocco. Io pensavo di avere una qualche influenza su di te e questa cosa mi dava molta forza. Sentivo orgoglioso di me. E poi alla fine mi sono umiliato, ho fatto la figura dello sciocco. Io che credevo di averti conquistata, mi sono reso conto che poi alla fine ero uno dei tanti. Piccola parentesi, per una volta si stanno invertendo le parti. Ora che a parlare sia l'uomo o la donna non è importante, saprete contestualizzare voi, ma qui chi vi sta parlando è colui che in realtà ha preso il 2 di picche. Cosa avete combinato a questa persona? Il suo più grande rimpianto. Mamma mia, cioè questo è venuto da voi, da conquistatore. Bello tutto bardato. Un po' come fanno i volatili nella stagione dell'amore, che si riempiono di piume anche degli altri che inseriscono nella propria coda. Non so se avete mai visto i rituali di corteggiamento di alcuni volatili. Cose fantastiche, loro tutti colorati, tutti lì a fare coreografie, movimenti, balletti, mentre le rispettive femmine su ramoscello o a terra, tutte marroncine, tutto un po' più, diciamo così, banali apparentemente nel piumaggio e negli atteggiamenti, li osservano. Eppure sono loro a decidere chi porterà avanti la specie. E in questo caso voi, tra l'altro, ecco le piume che avete tra gli orecchini e i capelli. Queste piume che tornano, siete stata giudice severa e vi posso dire che per una volta qui abbiamo una persona, colui o colei che sta ascoltando l'interattivo che ha scelto la variante, che veramente non si è fatta mettere piedi in testa, assolutamente. Ma proprio qui posso dire che non siete la persona che si è strappata i capelli per lui, per lei. Siete fortissime, fortissimi, un carattere indipendente e talmente forte l'amor proprio che mai avreste lasciato ad un altro individuo la libertà di
di potervi condizionare, ma questo perché siete già passate, passati, negli anni trascorsi attraverso situazioni del genere e vi siete ripromesse più di una volta che mai più sareste incappate in un uomo del genere, un narcisista o comunque un uomo molto centrato su se stesso. No, siete una donna, un uomo veramente ormai indipendenti, vi siete fermati, autorealizzati, soddisfatti di voi, non vi preoccupate più dell'opinione della gente, non è che ignorate la gente, ma non vi preoccupate più delle cose stupide che a volte la gente può dire, solamente le cose interessanti, il resto proprio non viene neanche computato dal vostro cervello, essendo materiale di scarto. Andate dritte per la vostra strada, non vi vergognate di essere così come siete, non avete problemi a farvi accettare dalla società perché non vi importa assolutamente niente della società. Voi rispettate le dinamiche del vivere comune, però poi nutrite, coltivate e proteggete la vostra ipseità. Siete una donna fortissima o un uomo fortissimo e il rimpianto più grande che ha colui o colei a cui state pensando è di non essere riuscito nell'intento di avervi sotto scacco. Perché però? Niente, qui abbiamo proprio la persona, bellissima questa carta, il classico Don Giovanni, to bear the farm, convinto di poter avere tutto quello che vuole, ma senza parlare, senza fiatare, il bello e dannato, che in realtà si è ritrovato solo e abbandonato. Il suo arrivo, i suoi occhi magnetici, il suo sorrisetto, la sigaretta, proprio l'atteggiamento così, marinaio, una donna in ogni porto. Beh, questa volta ti è andata male, ahimè, è rimasto solo il porto, senza donna e senza null'altro. Quindi questo è il più grande rimpianto che ha questa persona. Il problema è che vi ho anche, diciamo, avvicinata e conosciuta abbastanza bene. Quindi non solo c'è questo rimpianto, ma c'è anche una profonda gelosia dell'immaginarvi con qualcun altro. E se questa gelosia non è un qualcosa che adesso, nel presente, lo attanaglia più di tanto, quando però il ricordo riemerge, magari non è più un'ossessione come lo è stato nei primi tempi, quando questo ricordo riemerge, ecco che comunque non si dà pace. Non è una persona serena, non vive tranquillamente. Proprio. È come se all'improvviso tutta quella stanchezza, guardate anche l'atteggiamento, svanisse, pronto a far la guerra per riprendervi, riconquistarvi, per scacciare l'invasore. Ma il problema è che tanto non ha voce in capitolo. Cioè, nella vostra vita questa persona non ha più alcuna voce in capitolo, in realtà non l'ha mai avuta, assolutamente. E come arriva? Se ne deve andare. Contrariato? Eh beh, vi fa lo sguardo brutto, l'espressione non consenziente, se dipendesse da me, questa mano sul fianco a voler dimostrare tutta la sua, diciamo, sì, come abbiamo detto, contrarietà, tutto il suo disgusto anche. No, ragazze, per questa prima variante la situazione è proprio semplice, semplice, semplice. È inutile girarci intorno. Vi è andata veramente bene, ma non serve che ve lo dica. Voi già lo sapevate, sapevate dove questa persona voleva andare a parare. Per fortuna non avete vissuto la storia con troppa partecipazione. Non perché non siate in grado di amare o di affezionarvi, no, quello c'è stato sicuramente accaduto, ma non siete diventate dipendenti dal suo modo di fare, dal suo sguardo, e né il suo sguardo è stato il parametro con cui vi siete sentite riconosciute, presenti a voi stesse e in questo mondo. La cosa bella è che siete persone molto forti che si sono avvicinate da pari a un loro pari, hanno giocato allo stesso gioco, hanno bluffato e vinto con la propria abilità, grazie alla propria abilità, e avete lasciato l'amaro in bocca a questo individuo. Bene, la vita va avanti, arriveranno altre occasioni per entrambi. Seconda variante, il mio più grande rimpianto o rammarico è, vediamo un po', continuiamo la variante di prima. Ah, andiamo bene. È vero anche che quando si fanno questi interattivi, soprattutto questi un po' più veloci, dove si utilizza un mazzetto solo, spesso
il filo conduttore non si spezza. Riprendiamo da lì. Beh, qualcuno ascolterà quindi anche la prima a questo punto. Però sappiate che qui c'è una persona che non è affatto d'accordo con voi. E è una persona, l'abbiamo appena detto, contrariata, una persona che vi volta alle spalle, che guarda al passato, che chiede ragione di quello che è accaduto e tutte le persone che intorno, anche le amicizie, i parenti, i familiari, non sanno che dire, guardano a terra, guardano da altre parti perché forse a loro toccava, era loro compito vegliare su determinate cose, non lo hanno fatto, il suo ritorno, questo individuo ha trovato tutto cambiato. Fatto sta che in questo momento è arrabbiato. Il rimpianto più grande è aver lasciato in mano altrui cose sue, che si tratti di persone, che si tratti di situazioni, che si tratti di affetti. Si è fidato di qualcuno e ha trovato tutto cambiato. Ulisse che torna e trova i proci lì a banchettare in casa sua. Quindi non fa altro che stare lì, proprio vedete, seduto, sta scioperando, non vi parlo più. Non agisco più, non ti cerco più, non ne voglio più sapere. Io sono qui. Anzi, vi vorrei bacchettare tutti. E chiunque mi passa sotto mano, ecco, me la prendo con lui. E questa persona, purtroppo, andrà a subire la mia rabbia anche per tutto quello che mi hanno fatto gli altri. Proprio, sapete, i muscoli delle labbra, delle guance tesi di una persona che sta digrignando i denti, altro che bruxismo notturno, questo è bruxismo anche diurno, e non può fare niente. Il problema è che lui ha anche un'autorità per poter agire, ma la situazione in cui si trova forse non gli permette di mettere in atto questa sua autorità. È come se un padre fa di famiglia torna a casa e all'improvviso scopre che nessuno gli dà più retta. Lui vorrebbe, guardate quanto è trattenuta questa persona, il più grande rimpianto è non poter fare niente, stare lì fermo, non solo, in una posizione scomoda, con uno sguardo contrito, ad attendere un cambiamento che non ci sarà, anche perché indietro non si può assolutamente tornare e questa stessa persona non può evitare che accadano le cose che sono già accadute, anche perché poi, parliamoci chiaro, il suo aver affidato le sue cose ad altre persone non è stato un obbligo, cioè ma una scelta. Le altre persone quindi, da un certo punto di vista, gli hanno fatto anche un gran favore e quindi nell'oggi non può lamentarsi più di tanto. Sì, secondo me è il seguito della prima variante. Abbiamo di nuovo un guerriero profondamente sconfitto che torna verso casa, abbandonando il campo di battaglia e senza portare con sé nessuna preda, nessun bottino. La sua è stata una caccia, più che altro una perdita di tempo, è stato un esporsi a rischio anche di farsi del male, di rischiare anche la sua stessa vita, perché quando si va a caccia è vero, si è cacciatori, ma si può anche diventare prede. Comunque ci si espone. Il ritorno a casa è un ritorno mesto, con il capo chino. Non si può quindi pretendere neppure di esercitare la propria autorità, perché le persone che ci circondano, da come ci siamo comportati, non riconoscerebbero quest'ultima, non la validerebbero. Quindi il suo più grande rimpianto è di essere un soldato sconfitto. Eh sì, l'abbiamo detto a inizio consulto, inizio interattivo, da questa carta che era caduta un pochino a buffo. La parola e la chiave di lettura di tutto l'interattivo di questa sera è proprio contrarietà. Il più grande rimpianto della persona a cui state pensando, che in questo caso credo essere legata tanto alla prima quanto alla seconda variante, è il fatto di non poter agire, di non poter cambiare le cose per come sono andate, di non avere più granché voce in capitolo e di poter stare solo lì a mostrare negli atteggiamenti e nei gesti la sua inutile contrarietà. Eh sì, è inutile che cerchi questa persona di far credere che tutto va bene, che sorrida, si mostri così sereno, realizzato, soprattutto nella famiglia, nel focolare domestico, nelle cose che hanno a che fare con i sentimenti. In realtà dentro si sta maledicendo. Maledice il giorno in cui ha aderito a quella insana idea che la sua mente gli ha suggerito, fare, dire qualche cosa di specifico che magari qui non emerge, o affidarsi a qualcuno di cui non doveva invece avere fiducia assolutamente, ma ormai le cose sono fatte. L'abbiamo detto, Ulisse è tornato a casa e a casa ha trovato i proci. Deve cercare quindi di recuperare il suo trono.
È quello che sta cercando di fare. Sta cercando di trovare il momento giusto per tornare in pista. Sta cercando l'attimo adatto, la situazione adeguata. Solo che si sente abbandonato. A parte che si sente una persona comunque priva di obiettivi e quindi, non avendo un vero e proprio obiettivo, non riesce neppure a focalizzare l'azione da intraprendere e quindi la soluzione per il suo problema. È lì a tergiversare. Chiunque sia questa persona, sappiate che non sta facendo nulla di particolare se non perdere tempo e la sua speranza è che siano gli eventi a mutare. Non ha grandi idee, non ha dei piani, non ha una strategia. Quindi non abbiate timore che possa ripresentarsi nella vostra vita o possa pretendere chissà che. L'unica cosa potrebbe essere una persona visibile, quindi una persona che vi passa dinanzi, che fa apposta di incontrarvi, che controlla i vostri social, le vostre storie, che ogni tanto pubblica cose in riferimento a situazioni vostre e voi lo riuscite a capire. Cioè, più che altro può diventare fastidioso, ma comunque una persona innocua, che più che altro sta facendo la guerra con se stessa. Io vi ringrazio e vi mando un bacio.